E la Vibonese, dopo ormai 4 anni di professionismo, saluta il proprio professionismo, matematicamente retrocede in Serie D, non che servisse la matematica perché ormai erano diversi mesi che, nonostante i cambi, nonostante il mercato in gennaio, dove comunque secondo me la squadra si è rinforzata, non si è riuscito a invertire la rotta, una squadra che ha peccato tanto, soprattutto poi una squadra che anche con D'Agostino non ha mai giocato malissimo, ma veramente, cioè una squadra che proprio vedi che è spuntata, nel senso che limitata molto negli ultimi 25 metri, cioè arrivava bene fino agli ultimi 20 metri, poi nella conclusione delle azioni è sempre mancato qualcosa, e questo sotto il profilo delle partite, poi almeno per quelle che io ho potuto vedere. Detto ciò, però, questo ci porta a dover parlare di una retrocessione comunque brutta, perché quest'anno io iniziando avevo detto l'anno dei playoff doveva essere, dopo diversi anni in cui era arrivata la salvezza in maniera più che tranquilla, prima con Orlandi e poi lo stesso l'anno scorso, ecco, un pochino meno con Roselia, alla fine ci siamo riusciti a salvare nelle ultimissime giornate. Però quest'anno mi aspettavo un passo in avanti, anche la stessa presidenza parlava di un obiettivo playoff con D'Agostino, o comunque una salvezza relativamente tranquilla. Invece siamo qui a commentare un ultimo posto molto molto deludente. Adesso bisogna sperare nel ripescaggio, nella riammissione più che altro. Sì, vedremo, ci sono diverse realtà che stanno facendo fatica, per esempio mi viene in mente nel girone A la Pro Patria, che si trova senza soldi, con delle difficoltà importanti, con la presidentessa o comunque un socio indagato, anzi arrestato mi sembra addirittura, proprio per aver per la questione del super bonus 110%, ma questi sono discorsi comunque abbastanza, cioè, che non c'entrano in questo video, quindi è un po' una situazione particolare. Potrebbero esserci anche altre squadre che magari non riescono a iscriversi l'anno prossimo, vediamo. La Vibonese comunque sono diversi anni che ha sempre i conti a posto, è sempre una squadra che ha fatto il suo, quindi potrebbe essere in pole eventualmente per la riammissione. Anche considerando che comunque il Catania non c'è più, quindi potremmo essere in pole, però c'è da vedere, c'è assolutamente da vedere un po' quello che accadrà. Detto questo, come andrà la partita di oggi, una Vibonese che comunque scese in campo con il solito 3-5-2, 3-5-2 con Mengoni in porta, Carosso, Risaliti e Polidori a comporre il terzetto difensivo, Zappa e Corsi sulle fasce, centrocampo Zibert, Basso Gironese con davanti Spina Curiale. Una partita che viene approcciata non benissimo perché dopo 4 minuti arriva il gol dell'ex di Plescia che porta in avanti l'Avellino. Poi al 27esimo espulso Carosso e la partita ovviamente si mette molto male perché l'Avellino, che già è molto più forte rispetto alla Vibonese sulla carta, si trova anche in superiorità numerica e ovviamente lì si fa veramente difficile. Arriva nel secondo tempo, nel giro di 6 minuti, il secondo e il terzo gol, prima con Aloy e poi con Totò Di Gaudio. Vibonese che però ha la forza di 10 uomini di fare il gol della bandiera, 3-1 con Curiale, e devo dire che è una caratteristica, cioè è successo veramente tante volte che la Vibonese ha fatto il gol della bandiera. Se noi andiamo a ripercorrere le partite della Vibonese, spesso abbiamo perso anche per goleade, 5-1, 5-2, 3-2, 4-1, però siamo quasi sempre riusciti a fare gol nel finale, a trovare quella forza comunque nel finale di fare gol, col Campobasso, col Foggia, adesso con l'Avellino, ma tantissime volte veramente, gol non so perché sta cosa, comunque al di là di questo, sconfitta che ci fa rimanere al penultimo posto, 21 punti, ma 15 punti al Potenza, che una partita sono irrecuperabili perché per giocare il play out saremmo dovuti arrivare, mi sembra, a 10 a 8-10 punti di distacco ormai irrecuperabili. E prossima giornata, dove ospiteremo il Catanzaro, una partita importante dove nel derby comunque sarà fondamentale provare a vincere perché si tratta di un derby e come ultima partita della stagione l'obiettivo sarà dimostrare che non siamo da ultimo posto. Semplicemente. Detto questo, io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.